Un'analisi del risultato di voto all'indomani della triplice tornata elettorale per referendum regionali e comunali. Il voto referendario e gli effetti dell'elettorato sull'attuale scenario politico sono stato oggetto di un incontro questa mattina a Salerno di una conferenza stampa convocata dal riconfermato consigliere regionale Michele Cammarano. La conferenza stampa è stata introdotta dal sottosegretario alla difesa Angelo Tofalo. Una tornata elettorale non facile, quella appena conclusa, si è detto stamani nel corso del incontro. Sono contento per questa riconferma, ovviamente, non sono molto contento del consenso, perché noi in 5 anni abbiamo fatto davvero tantissimo. Con i colleghi al Senato siamo riusciti a sbloccare l'atavica situazione dell'aeroporto di Ponte Cagnano, siamo riusciti a implementare alcune linee ferroviarie a sud di Salerno. Abbiamo fatto tanto anche in agricoltura, nel turismo e su varie anche azioni, diciamo, ambientali in varie parti della provincia. Per come devo raccontartela, la campagna elettorale è stata faticosa, ma per il grandissimo numero di candidati. Noi dovunque andavamo e qualsiasi persona contattavamo, c'era il parente, c'era l'amico, c'era il figlio del sindaco, c'era la moglie del sindaco, c'erano i consiglieri comunali candidati all'interno dei vari comuni, c'erano sindaci che in maniera sfacciata portavano questo o quel candidato. Secondo me questo è un pericolo per la democrazia, ma io ve lo dico seriamente, perché poi alla fine non si riuscirà mai ad avere, diciamo, una vera realtà di quello che è il consenso popolare sui territori. Quando c'hai amici, parenti o comunque sindaci che portano delle persone, non è propriamente una bella cosa. Il sindaco dovrebbe essere quello che in qualche modo garantisce la libertà di voto dei cittadini e non portare questo o quel candidato a seconda delle convenienze. Assolutamente toglierei quella anche in campagna, perché non capiterà nemmeno a livello nazionale. Siamo molto responsabili, siamo concentrati sul governo nazionale, abbiamo fatto tantissime cose positive e lo dicono gli altri a livello globale, siamo l'esecutivo guidato dal presidente Conte, è quello che a livello globale ha meglio gestito questa emergenza, per cui con grande responsabilità sicuramente rivedremo qualcosa e risolveremo quelli che sono evidenti problemi interni, ma sempre concentrati, lo faremo in silenzio, lo faremo in famiglia, con un percorso che è già iniziato a Roma con un'assemblea congiunta tra deputati e senatori, che vedrà coinvolti tutti i nostri eletti a tutti i livelli istituzionali, i nostri attivisti, i nostri iscritti sulla piattaforma Rousseau, che evidentemente vedrà da qui a qualche settimana, qualche mese, la nascita di un nuovo e più concreto modello operativo del Movimento 5 Stelle, che, ripeto, resta concentrato al governo del Paese.